Signore e signori, è l'uccello del folk. Thank you.
per il prossimo numero. Complimenti ragazzi, cosa avete? Bravi, vero? Pensavo stare ferma. Però se dovete dire cosa avete suonato, perché il titolo era La Disperata, che Carlo non l'ha detto, ma mi ha fatto uscire me, quindi presumo. Cosa avete suonato in particolare? Perché le ballate erano bellissime, quelle finali. Chi ci... Ah, Giuliano! Buonasera a tutti dalle Lucertole del Folk e grazie mille. Abbiamo fatto due pezzi, il primo era il pezzo da Liscio di Sagra, insomma, La Disperata. Ah, ecco, c'era. C'era La Disperata. E come ultimo pezzo, quello che noi di solito usiamo per chiudere i concerti, il tratto dalla colonna sonora dell'ultimo dei Mohicani. Dove vai, Luca? È sempre per noi. Esatto. Possiamo sentire, vedere, avete già qualche impegno, non si può dire? No, poi abbiamo la nostra pagina Facebook di Lucertole del Folk, abbiamo il nostro bicchierino di vino, quindi non potete sbagliarvi, e niente, giriamo un po' dappertutto, Sagre, insomma, dappertutto, insomma. Benissimo. Così, e oltre... Benissimo. Siamo un gruppo poco serio, diciamo. Poco. Bravi! Bravi. Gruppo Mobile Osteria. Nome? Ilario. Ilario. Cristian. Simone. Che puntualizzerei. Simone è l'unico che ha partecipato veramente alla corrida ed è arrivato secondo qualche anno fa. Insomma, per quello che è famosissimo, per quello che ci chiamano sul è talmente famoso che non conosce nessuno. Io sono Luca. Gabriele. Potevi anche dare il microfono in mano, eh? Ottimo, dammelo a me. Bene ragazzi, è stato un piacere, grazie e vi aspettiamo il prossimo anno. Grazie.